Come per esempio è ancora peggio la paura dell'ausiliario del traffico, perché il vigile lo vedi che è l'unico che ha quel cappello così, quella giacca così, quell'aria come di che sei qua, io se non la levi ti fo la multa. E invece l'ausiliario del traffico travestito da platano con quel bel gilet verde, proprio sembrava una fronna, sembrava una foglia morta, invece era una mano morta che ti faceva la multa, perché loro stanno attenti, che tu poi pensi, dice, vuoi vedere che questi prendono la cresta sulle multe? No, ma che scherzerà, ma che scherziamo, ma loro, ma tutta gente bocciata alle scuole, che proprio, sai, i somari gli tiravano i cancellini, che gli mangiavano la merenda, tutti quei ragazzini lì che hanno accumulato la rabbia e sono diventati ausiliari del traffico e se sfogano con te. Se sfogano con te non è giusta sta cosa qua, non è giusta, non è giusta, e l'ausiliario del traffico e poi ti multa per quei 2 minuti in cui tu, cioè, l'ira di Dio ha incontrato, che veramente le Madonne le preghi, le preghi anche per dire ormai le preghi e loro 2 minuti, che non è facile, oggi la paura moderna è trovare gli spicci che tu hai già distrutto il salvadanaio di tuo nipote, però non ce l'hai per mettere tutta ore, quante ore devi stare. Non, allora c'è il gratta e vinci, oppure c'è quella cosa che tu devi mettere il millennio, innanzitutto devi decidere in che millennio l'hai parcheggiata, in che, insomma, devi fare, devi essere minimo laureato in parcheggio, se no non ce la fai. E poi tutto strisce blu. Adesso c'è un decreto legge del Comune di Roma per migliorare i parcheggi e tu dici, ma io l'ho comprato, anche il tuo dentro nel box, ci fanno la striscia blu e paghi, che dividi la percentuale con tua moglie, ma un po' paghi al Comune. È giusto che sia così, è giusto che sia così, però è un'altra delle tante paure. È un'altra paura.